Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Sapete che nella seconda parte della trasmissione finora ho continuato a parlare dei dibattiti che facciamo relativi al crogiolo dello stregone. Per un po' di tempo lascio perdere, ho concluso praticamente il dibattito sulle correnti vegetative, lascio perdere i dibattiti per parlare un po' di altre cose, va bene anche intervallare un po' qualche volta. I dibattiti comunque andranno avanti, faremo un altro dibattito a gennaio, non so esattamente il giorno, dovremo valutarlo attentamente perché ci sono tutta una serie di problemi incrociati, però faremo chiaramente anche questo. Per il momento prendiamo un attimino il discorso in mano sul cristianesimo, vediamo di parlare un attimino di cristianesimo e assumiamo per la prima, seconda volta, insomma quello che è, il concetto della fondazione del cristianesimo ad opera di Paolo di Tarso. Voi sapete che ci sono alcuni studiosi che sostengono che in realtà il cristianesimo non è stato fondato dal pazzo di Nazareth, da Gesù di Nazareth, ma è un'elaborazione di Paolo di Tarso. In realtà, in parte, questi studiosi hanno ragione, cioè queste persone hanno ragione, però queste persone in realtà usano un Paolo di Tarso per nascondere quello che è l'orrore dottrinale, la distruzione dell'uomo messa in atto da Gesù di Nazareth. In ogni caso, vale chiaramente la pena di prendersi in mano il Paolo di Tarso. Vale la pena perché naturalmente rappresenta tutta una serie di aspetti del cristianesimo, anche nell'attualità, che ci permette di analizzare e valutare. Il lavoro, io l'ho iniziato da qualche giorno, cercando di recuperare un po' il tempo perso, il tempo che ho dedicato ad altre cose, e naturalmente il lavoro è ancora assolutamente incompleto, però vale la pena di cominciare a lavorarci un attimino. E naturalmente, proprio perché il lavoro è in sviluppo e in elaborazione, probabilmente sentirete alcune cose che nel corso delle trasmissioni, sia questa che nelle seguenti, si ripeteranno. Perché? Perché da Paolo di Tarso ho scelto 6 argomenti che mi sembrano abbastanza importanti, cioè 6 argomenti che fondano il cristianesimo. Questi 6 argomenti sono: 1. L'uso militare della carità cristiana, cioè la carità cristiana come attività militare di distruzione dei sistemi sociali. 2. La dottrina dell'arbitrio assoluto del padrone e dunque l'autoassoluzione della Chiesa Cattolica per le sue malvagità e dunque la costruzione di una società gerarchica dove il sottoposto non può mettere in discussione ciò che fa il suo padrone, il suo capo. 3. L'uomo è in sé malvagio e dunque va punito in continuazione. Per cui vedere nell'uomo, nell'essere umano, solo l'aspetto malvagio. 4. Il disprezzo per la donna e come conseguenza il disprezzo per il piacere. 5. La diffamazione del matrimonio, cioè della relazione che esiste fra gli individui. 6. L'odio per i diversi, per le altre religioni, che viene sintetizzato con l'odio per i pagani di Paolo e la costruzione delle sette cristiane, naturalmente. Questi 6 argomenti sono degli argomenti che sto trattando partendo dalla visione di Paolo di Tarso, quello che i cristiani chiamano San Paolo, e che ha delle finalità precise, che è la distruzione del sistema sociale umano. Come sapete, se non sapete ve lo dico io, di San Paolo non si sa assolutamente niente, cioè questo personaggio sembra che addirittura non sia mai esistito,
E le sue lettere in realtà sono un corpo dottrinale fatto a più mani, da più persone, e interpolate in tempi diversi, in modalità diverse. In realtà non esiste un solo personaggio che fa questo tipo di operazioni, ma esiste più personaggi. Questo personaggio, il Paolo di Tarso, non se ne sa assolutamente niente fino a circa il 150 d.C., quando ne parla un tale Macione. Non si sa nulla di questo Paolo di Tarso finché a un certo punto la Chiesa Cattolica non ha bisogno di trovare un corpus dottrinale suo personale e va un po' a raccogliere le lettere in giro per il mondo, naturalmente con tutte le falsificazioni che ci sono. A noi come pagani politeisti di questo non ci interessa assolutamente niente, cioè non è argomento di un confronto religioso. La Chiesa Cattolica dichiara: queste lettere sono di Paolo di Tarso. A noi, come pagani politeisti, non ci frega niente. Che la Chiesa Cattolica dica il vero o dica il falso, per noi è assolutamente indifferente. La Chiesa Cattolica dice: in queste lettere di Paolo di Tarso c'è il comportamento dottrinale della Chiesa Cattolica. Questo a noi, come pagani politeisti, ci interessa. E nemmeno poco, nel senso che noi come pagani politeisti analizziamo quella dottrina, ne analizziamo l'impatto nella società, la distruzione che porta nella società e ne valutiamo gli effetti. Ora, se una persona dice gli uomini sono degli esseri buoni che affrontano la vita, noi sappiamo che quella persona ha un certo tipo di atteggiamento. Se questa persona dice gli uomini sono tutti dei criminali, noi sappiamo che quella persona assume nei confronti della vita un altro tipo di atteggiamento. Ed è esattamente il discorso che inizieremo stasera, un discorso che verrà fatto quasi tutto a braccio, perché è un discorso che attiene all'uomo è in sé malvagio e dunque va punito in continuazione. Questo discorso che fa Paolo di Tarso, che è la sua visione degli uomini, è un discorso che noi dovremmo tenere presente, che dovremmo tenere presente come atteggiamento generale della Chiesa e autogiustificazione della Chiesa Cattolica nell'aggressione degli esseri umani. C'è una premessa però da fare. Quando noi parliamo di Paolo di Tarso, cioè di questo personaggio, dobbiamo tenere presente una caratteristica che ha questo personaggio. Cioè, sicuramente se una persona manca di gambe e dovesse fare dei discorsi ideologici, dei discorsi di carattere sociale, metterebbe in luce come nella società sia bene rimuovere le barriere architettoniche. Perché? Perché è un'esigenza personale che lei sente moltissimo, proprio perché mancando di gambe deve muoversi su una carrozzina. Il problema con Paolo di Tarso è un altro, è che Paolo di Tarso è un uomo impotente, è un uomo che non è in grado di avere rapporti sessuali né con le donne né col suo stesso sesso. Questo è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo comprendere di Paolo di Tarso, altrimenti non capiamo nulla della sua espressione dottrinale. Paolo di Tarso è una persona impotente. E come persona impotente, proprio perché una persona impotente manifesta se stesso quale modello per tutti gli uomini al mondo. E questo è l'elemento fondamentale che ci permette di comprendere tutta la teoria di Paolo di Tarso. Se noi non comprendiamo questo, non riusciamo a capire chi è e perché Paolo di Tarso ha quella teoria.
Ora, come facciamo noi a dire che Paolo di Tarso è una persona impotente? Perché ce lo dice lui stesso, e ce lo dice lui stesso nella sua lettera ai Corinti, la prima lettera ai Corinti, al punto 7, 6, 9. Cosa dice Paolo di Tarso? Vi dico questo per condiscendenza. Non per farvene un comando, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ognuno ha da Dio il suo dono particolare, chi in un modo, chi in un altro. Ai celibi e alle vedove io dico, è bene che loro, se rimangono come sono io, ma se non si sentono di vivere continenti, si sposino, è meglio sposarsi che bruciare. Ed è questa la deduzione fondamentale per riuscire a capire tutta quanta la visione ideologica di Paolo di Tarso. Se noi non partiamo da questo, non possiamo sapere perché egli manifesta psicologicamente e psichicamente questa sua visione sul mondo. Allora, proviamo un attimino a parlare. Allora, come persona impotente ha un'altra caratteristica che è un sadico, cioè si diverte a pratiche di sadismo, le sue pratiche di sadismo le espleta nella cosiddetta persecuzione contro i cristiani, che in realtà avviene contro gli esseni, tutto sommato, quella illuminazione che lui avrebbe avuto sulla via di Damasco, in realtà era sulla via dove stava la comunità essena. La comunità essena si chiamava la comunità di Damasco, e avviene questa conversione dove lui, da persecutore dei cristiani, diventa il propagandista di un certo tipo di cristianesimo, del cristianesimo, però mantiene la sua vena sadica, cioè la sua vena di distruttore dell'umanità. Qualunque posto prenda, qualunque funzione prenda, lui mantiene sempre questa condizione. Allora, proviamo un po' a vedere questo l'uomo è in sé malvagio e dunque va punito in continuazione. Prima di leggervi cosa dice Paolo di Tarso, vi leggerò invece la visione dei pagani, cioè la visione delle altre religioni sull'uomo, perché è importante che noi sappiamo quali erano le visioni delle religioni che precedettero il cristianesimo sull'uomo. Però non ve lo leggo da una visione antica, ma ve lo leggo tutto sommato da una visione abbastanza moderna, ed è dal canto dell'Eccelso di Odino, preso dal canzoniere Eddico. Proviamo a vedere cosa Odino racconta agli uomini. Ti suggerisco, Lodfafnir. Accetta il suggerimento, utile ne trarrai se l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Ad essere prudente ti esorto, ma non troppo prudente, prudentissimo sì con la birra e con la donna di un altro. E terza cosa, stai attento che i ladri non ti giochino. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento, utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Con scherno e derisione non ricevere mai né ospite né viandante. Spesso ben poco sa chi siede in casa di che razza siano quelli che vengono. Nessuno è così buono da non aver pecca, né cattivo tanto da non servire a nulla. Ripeto, nessuno è così buono da non aver pecca, né cattivo tanto da non servire a nulla. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. L'oratore dai capelli grigi non deridere mai. Quello che i vecchi dicono spesso è buona cosa. Con parole sensate provengono spesso, parole sensate provengono spesso da un otro raggrinzito che è appeso assieme a peli, a pelli e assieme a pelli e ciondola con pezzi di cuoio e dondola con i cagli.
Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Non far cattiva accoglienza ad un ospite, non metterlo alla porta. Mostrati ben disposto con i miseri. Forte la spranga che deve scorrere per aprire a tutti. Regala un anello, o ti sarà augurato un qualche malanno nelle membra. Questo è un canto, l'ultimo canto, diciamo così, l'ultima versione dei canti, è il canto dell'eccelso di Odino, i consigli che Odino dà agli uomini affinché gli uomini possano vivere bene. Bene, questa visione, che in fondo non tutto è cattivo, e se fai qualche cosa, sii attento e sii prudente, è il modo di vedere le cose delle antiche religioni. Lo troverete sempre e dappertutto, lo troverete in Grecia con Mercurio, per esempio. Mercurio è un ladro, ma è anche il messaggero, è anche colui che consiglia, è anche colui che fa correre le voci. E lo troverete in tutte le religioni antiche, questo modo di essere, rappresentato in vari modi. E invece vediamo cosa dice Paolo di Tarso agli uomini. Prendo da Romani 1:24-32. Perciò Dio, lasciando che essi seguissero i perversi desideri dei loro cuori, li abbandonò all'impurità, in modo che essi disonorarono i loro corpi tra di loro. Scambiarono la verità di Dio con la menzogna e adorarono e servirono le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose. Le loro donne cambiano le direzioni naturali con quelle contro natura. E gli uomini pure, abbandonati alla relazione naturale con la donna, si accesero di mutua concupiscenza, commettendo turpitudini maschi con maschi, ricevendo in se stessi la mercede meritata dal loro pervertimento. E siccome non si preoccupavano di approfondire la conoscenza di Dio, egli li abbandonò in balia di una mente insipiente, in modo da compiere ciò che non conviene, pieni di ogni iniquità, perversione, cupidigia e malizia, pieni di invidia, di omicidio, di discordia, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, arroganti, altezzosi, millantatori, inventori del male, ribelli ai loro genitori, privi di senno, di lealtà, di affetto, di misericordia. E pur conoscendo il decreto di Dio che condanna a morte chi commette tali cose, non solo essi le fanno, ma approvano chi le fa. Ora, questa è la visione che Paolo di Tarso ha degli esseri umani. Chiaramente la sua visione, la visione che Paolo di Tarso ha degli esseri umani, è la visione che ha lui dentro di lui. Cioè Paolo di Tarso, tutte queste cose. E tutte queste cose Paolo di Tarso le proietta sugli altri. Per cui si ritiene in diritto di perseguitarli, si ritiene in diritto di far loro del male perché loro sono i malvagi. E voi troverete in tutta la storia della Chiesa Cattolica proprio questo dualismo. Cioè la Chiesa Cattolica può torturare le persone che non si possono difendere perché afferma che le persone che non si possono difendere sono malvagie. Però l'unico atto che noi possiamo dichiarare malvagio sono le torture della Chiesa Cattolica. Sono gli atti messi in atto dalla Chiesa Cattolica. Ed è importante tutto questo che noi abbiamo letto, perché da un lato abbiamo il paganesimo, abbiamo le antiche religioni, che dicono all'uomo: tu in fondo devi vivere in mezzo agli uomini e abbi l'atteggiamento giusto nell'affrontare gli uomini, perché solo avendo l'atteggiamento giusto puoi fare il tuo vantaggio. Paolo di Tarso, no, disprezza l'umanità. L'umanità è fatta da beceri, da criminali, da assassini. È fatta da persone pieni di ogni iniquità, di perversione, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di scorda, di frode, di malignità. Ma tutto questo sta nell'animo di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso non vede la grandiosità di un Partenone, non vede la grandiosità della pace che lo circonda, dell'impero romano, non vede la grandiosità delle piramidi, non vede la grandiosità del mondo.
è del fatto di avere dei commerci, è del fatto che gli uomini hanno delle relazioni fra di loro. Lui l'unica cosa che riesce a cogliere è il fatto che gli uomini sono dei calunniatori, dei maldicenti, degli odiatori di Dio, dei menzionieri. Ma Paolo di Tarso stesso afferma: se io mento a maggior gloria di Dio, non faccio nessun male, io posso mentire, purché Dio ne abbia gloria. Cioè siamo alla bassezza, più bassezza dal punto di vista morale che esista in una società civile. E attenzione, noi abbiamo un Paolo di Tarso che dice: abbandona la relazione naturale con la donna si accesero di mutua concupiscenza commettendo turpitudini maschi con maschi, ricevendo in se stessi la mercede meritata. Ma se noi andiamo a leggersi attentamente il documento del Vaticano, in un messaggio del 1 dicembre del 20, il documento Vaticano è stato allo studio per almeno 10 anni, infine si è deciso che nel caso di un forte dubbio deve prevalere il no. Certo, il problema dei casi di pedofilia negli USA, che però quanto sembra in grandissima parte avevano in oggetto non bambini ma giovani adulti, ha agito da volano. Monsignor Anatrella vi accenna: purtroppo da parecchi anni in alcuni paesi un atteggiamento permissivo ha lasciato intendere che i candidati che presentavano questa tendenza potevano essere ordinati. I problemi che si pongono in seguito a pratiche omosessuali e agli scandali che colpiscono la comunità ecclesiale dimostrano bene che si è mancato di lucidità e di saggezza. La Chiesa conclude: ha sempre detto che omosessualità e ordine sacro sono incompatibili. Non sarebbe ragionevole modificare questo principio sotto l'influsso delle idee di un'epoca. La CEI, invece, nel messaggio per la giornata della vita il 5 febbraio prossimo, sottolinea il problema demografico. Sono molti coniugi che hanno meno figli di quanti ne vorrebbero. Critica l'assenza di politica organica a sostegno della natalità, eccetera, eccetera. In pratica, quello che sta facendo la Chiesa Cattolica è un'aggressione nei confronti degli omosessuali, perché le pratiche della pederastia e dell'omosessualità all'interno della Chiesa sono fortissime. E questo è un insegnamento di Paolo di Tarso, cioè, visto che tutti gli uomini, tutto il mondo in cui vivo è fatto da malvagi, da bugiardi, da calunniatori, mi posso permettere il diritto di fare a quegli uomini tutto quello che io voglio. Proviamo un attimino a capire come si innesta questo passo di Paolo di Tarso all'interno della Chiesa Cattolica, all'interno del cristianesimo in generale. Proviamo un attimino a leggersi un pezzetto da Un terribile amore per la guerra di James Hillman. L'ipocrisia in America non è un peccato, ma una necessità e uno stile di vita. L'ipocrisia rende possibile la proliferazione di armamenti di distruzione di massa, fianco a fianco con la proliferazione di chiese, culti ed enti di beneficenza. L'ipocrisia tiene insieme la nazione affinché possa continuare a predicare bene e razionare male. Una delle basi di questa ipocrisia è esposta nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, la Rivelazione, dove cadono i veli, Apocalisse, che nascondono la verità finale. E la verità finale è l'ira terrificante dell'agnello divino, il quale causa la distruzione del mondo in una conflagrazione che deve il suo fuoco e la sua energia alla passione dell'odio che la percorre. Eserciti, cavalieri, trombe, spade, scettri di ferro, stragi su stragi. La terra è bruciata pezzo per pezzo. Un pezzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. Apocalisse 8:7. Grandine, stelle cadenti, laghi di fuoco, flagelli di insetti mostruosi della coda di scorpione per torturare i nemici del Signore. Apocalisse 9, 7-10. Battaglie su battaglie, l'Armageddon, poi il cantico dell'agnello. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore di onnipotente, giuste e veraci le tue vie, poiché tu solo sei santo. Tutte le genti verranno, si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
altre scene di orrore. Uccelli invitati a mangiare le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Apocalisse 19:18. L'agnello diventa un cavaliere vendicatore, un eco di cavalli fiammeggianti dell'Ino Ares, Cristo stesso come verbo di Dio. La tunica bianca intrisa del sangue dei suoi nemici, in un passo che esprime sentimenti così feroci e rancorosi da risultare repulsivi per molti dei lettori cristiani e offensivi per i mullah, i quali altrove studiano con attenzione i testi canonici che spesso i cristiani di casa nostra trascurano. In questo passo, infatti, è esplicitato il piano di distruzione totale in vista di un nuovo cielo e una nuova terra, e tutta Gerusalemme, una Gerusalemme cristiana. Non possiamo non leggere una sconsolata ironia nella domanda di Black alla tigre delle foreste della notte: chi l'agnello creò? Creò anche te? Black aveva elogiato le tigri dell'ira in uno dei proverbi infernali e certamente riconosceva nell'agnello dell'Apocalisse una forza sterminatrice della terra, anche quando si traveste da agnellino di peluche. La ghiacciante simmetria di tigre e agnello, ira e amore, Satana e Cristo, vendetta e giustizia, violenza e redenzione, diventa ipocrisia se viene adorato soltanto l'agnello, mentre la sua ira è ignorata, che è ciò che avviene. Richiesti di indicare la caratteristica che meglio descrive il loro Dio, 7 americani su 10 scelgono l'amore. L'ipocrisia dell'ignoranza volontaria ratifica la violenza innocente e l'innocenza violenta. Agnelli di terribile amore, pieni di ira. In una civiltà cristiana, la cruda realtà della guerra ricompone l'immagine completa dell'agnello, che include la sua ira, rendendo la guerra ancora più intollerabile per i cristiani, perché essa rivela la presenza di Ares al fondo della loro fede. L'Apocalisse offre la ricomposizione dell'immagine completa, prima che scoppi la guerra, prima della profetizzata fine del mondo. Ed è questo il tema che il presente capitolo vuole sviluppare con tutta la sua spietatezza. Questo capitolo è un gesto di prevenzione, un tentativo di shock e terapia. Il compito è quello di immaginare il reale. È ancora possibile una terapia se 6 americani su 10 credono che gli eventi dell'Apocalisse si avvereranno. Credo che questo mitico annuncio di carneficina sia la verità sulla fine della nostra cultura. Se l'atto del credere pone in essere il suo oggetto, Harsel, allora le nostre vite, le nostre opere e tutto il pianeta saranno ridotti in cenere, semplicemente la forza di questo atto di fede. Per alcuni è visione profetica, per altri la 1000ª scimmia. Per altri ancora pensiero magico, ovvero realizzazione del desiderio da parte di coloro che non sanno immaginare in modo più produttivo e meno nichilistico. Se l'atto del credere ci mette in moto, allora la spinta all'annichilimento è già in corso. Anche in altri miti ricorre la visione della fine del mondo, nel Corano, nel Ragnarok degli Scandinavi, nel mito del diluvio, nell'inverno nucleare, nei buchi neri. Ma dove altro è così fortemente creduto, legittimato dalle istituzioni ed espresso con tale perversa precisione di particolari? Il mito, sia grazie agli dèi, non è il fato, né profezia di un destino. Nel nostro caso, tuttavia, poiché così tante persone nella nostra cultura accettano l'Armageddon non come mito, ma come la parola del Signore anziché immaginato, esso è creduto. Il massimo male, scriveva Seneca nel De Ira, deriva dall'eccessiva credulità. Ho letto il libro dell'Apocalisse e sì, credo che il mondo finirà per una qualche catastrofe naturale, voglio sperare, ma ogni giorno penso che il tempo stia per scadere. Questo lo disse l'ex segretario alla difesa Weinberger, l'uomo che deteneva nel 1982 il controllo del nostro arsenale di armi di distruzione di massa. Non so su quante generazioni possiamo contare ancora prima del ritorno del Signore, disse il ministro degli interni di Reagan, e il presidente stesso ebbe a dire: a volte penso che in questo momento stiamo muovendo molto rapidamente verso l'Armageddon.
Anche i presidenti Carter, Clinton e Bush sono tutti ferventi seguaci della fede cristiana. Pregano, vanno in chiesa e leggono la Bibbia. Ma fino a che punto Harris è riconosciuto come elemento determinato di quella fede? Sul rapporto fra la religione dell'agnello e la furia della guerra di Mark Twain scrisse un lungo poema narrativo che non volle venisse pubblicato durante la sua vita. Temeva magari che fosse troppo forte, troppo rivelatore per gli agnelli ai quali era rivolto. L'opera inizia descrivendo il clima di esaltazione patriottica del tempo di guerra, che pervade anche le chiese durante la solenne funzione di commiato delle truppe. Il pastore invoca la vittima e chiede la protezione di un Dio amorevole per i volontari delle giovani facce radiose in procinto di partire per il fronte. Improvvisamente si fa strada lungo la navata una figura spettrale che si presenta come messaggero della verità del Signore e spiega come ogni preghiera abbia sempre un'altra faccia, contenga in espresso un'altra preghiera. Quindi elenca a una davanti ai fedeli le conseguenze non dette della loro innocente supplica, mettendo a nudo tutta la portata della preghiera di guerra. Ogni invocazione di vittoria e di benedizione ai patrioti, soldati di una nazione, implicitamente chiede al Dio di amore di consacrare e ispirare i terribili atti di guerra. Signore Dio nostro, aiutaci a ridurre i loro soldati in brandelli sanguinolenti con le nostre bombe. Aiutaci a ricoprire i loro campi ridenti con le sagome pallide dei loro patriottici morti. Aiutaci a sopraffare il tuono di cannoni con le urla dei loro feriti agonizzanti. Aiutaci a radere al suolo le loro umili case con una tempesta di fuoco. Bene, cristianesimo non sa vedere altro che ciò che vuole distruggere, e ciò che vuole distruggere lo vuol vedere soltanto perché egli vi sta proiettando sopra tutto se stesso. Ed è importantissimo che noi riusciamo a capire questo, perché il pazzo di Nazareth e il criminale, il macellaio di Sodoma e Gomorra, possono ispirare soltanto pensieri di morte. E Paolo di Tarso proietta questi pensieri di morte. Egli nelle persone vede solo il male, vede solo la distruzione, e questo sarà il motivo di conduzione della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica distruggerà gli esseri umani perché lei li vuole distruggere, e accuserà gli esseri umani che lei distrugge di essere dei malvagi, perché così giustifica davanti a se stessa il diritto di distruggerli e di annientarli. Solo un criminale assassino come il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth e questo Paolo di Tarso possono giungere a questo. Ma visto che abbiamo ancora qualche minuto, proviamo un attimino a vederci un altro aspetto abbastanza interessante. C'è l'uso militare della criminalità cristiana, ma anziché questo volevo darvi un'occhiata su quello che è il fondamento, il disprezzo per la donna e come conseguenza del piacere. Leggiamo un attimino cosa dice Paolo di Tarso nei confronti della donna, e le donne dovrebbero un po' pensare prima di pensare al cristianesimo. Cioè, come il cristianesimo iniziale delle origini pensa la donna, e perché oggi come oggi un criminale come Ratzinger muove guerra all'aborto, muove guerra all'eutanasia, muove guerra alla fecondazione assistita, muove guerra a tutto quello che è l'autodeterminazione della donna? Perché Paolo di Tarso dice che a nome del Dio padrone, perché siccome lui è la voce del Dio padrone, la donna deve stare sottomessa. Proviamo un attimino a leggersi cosa dice Paolo di Tarso. Voi tutti siete figli di Dio mediante la fede di Gesù Cristo. Infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti siete una sola persona in Gesù Cristo. Allora, questo è Galati 3,28,
E naturalmente direbbero: tutti siete uguali in Gesù Cristo. Ma in Gesù Cristo siete uguali. Ma non è esattamente così. Perché nella vita normale cosa succede? Proviamoci a leggere dai Corinti 1. Voglio tuttavia che sappiate questo: Cristo è il capo di ogni uomo, l'uomo è capo della donna, e Dio è capo di Cristo. Ogni uomo che prega e profetizza a capo coperto disonora il suo capo. Al contrario, ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto disonora la sua testa, perché è come se fosse rasa. Se una donna dunque non vuol portare il velo, si faccia tagliare i capelli. Ma se è vergognoso che per una donna essere rasata, si copra col velo. L'uomo invece non deve coprirsi la testa, perché è immagine e gloria di Dio, mentre la donna è gloria dell'uomo. Infatti, l'uomo non ebbe origine dalla donna, ma fu la donna ad essere trattata dall'uomo, né fu creato l'uomo per la donna, bensì la donna per l'uomo. Quindi la donna deve portare sul capo il segno della podestà nei riguardi degli angeli, cioè deve essere velata. Chiaro questo? E poi andatevela a prendere qui i talebani. E questo è da Corinti 1, primo dei Corinti 11, 3, 10. Andiamo avanti ancora. Come in tutte le chiese dei santi, dice Paolo di Tarso, le donne nelle riunioni tacciano perché non è stata affidata loro la missione di parlare. Ma stiano sottomesse, come dice la legge. Se vogliono essere istruite in qualche cosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli in un'assemblea. Forse è uscita da voi la parola di Dio? O è giunta soltanto a vooi? Se uno crede di essere profeta o avere i doni dello Spirito Santo, riconosca che quanto scrivo è un ordine del Signore. Se qualcuno non lo riconosce, non sarà riconosciuto. 1 Corinti 14, 34, 38. Cioè, questo deficiente cretino di Paolo di Tarso ha un solo scopo, cioè, come impotente che è lui, deve chiaramente distruggere il sistema sociale. Per distruggere il sistema sociale, cerca l'alleanza con gli esseri umani maschili per distruggere la capacità delle donne di autodeterminazione nella società civile. Cioè, siamo di fronte a uno dei peggiori criminali assassini della storia. Si scontrano in Paolo di Tarso due esigenze: una davanti al Dio padrone e l'altra nelle sue necessità di dominio e di comando. Un giorno tu sarai uguale davanti al Dio padrone, dice Paolo di Tarso alle donne. Oggi sii sottomessa e accetta con rassegnazione la tua condizione, che è la manifestazione del Dio padrone. Da un lato il dominio degli uomini, che passa attraverso la distruzione della rappresentazione sociale delle donne, dall'altro lato l'alleanza di Paolo con gli uomini al fine di ottenere la sottomissione delle donne che gli consentono di sottomettere gli uomini. E il giochino è semplicissimo. Quando in un sistema sociale una parte del sistema sociale viene sottomessa, significa che tutto il sistema sociale viene sottomesso. Non si illudono i maschietti di aver sottomesso le donne. In realtà chi se l'ha preso dove che va bene sono i maschietti, perché hanno perso la loro parte migliore, la loro capacità maggiore di determinazione sociale, che sta nelle donne. Per cui Paolo di Tarso in realtà fotte gli uomini, non le donne. Cioè, usa gli uomini idioti per fregare le donne. In realtà non sono le donne a essere fregate, ma sono gli uomini idioti. L'oggetto della distruzione del dominio di Paolo di Tarso è la società civile. Per farlo deve impedire che gli uomini rivendicano il loro ruolo sociale ed ottiene il risultato deviando la rivendicazione degli uomini contro le donne. La donna, per Paolo di Tarso, è il nemico dell'uomo. L'affermazione di Paolo di Tarso è ottenuta mediante la menzogna. L'affermazione di Paolo di Tarso è ottenuta mediante la menzogna. Paolo di Tarso afferma che la donna deriva dall'uomo, mentre oggi sappiamo, visto che la scienza ormai lo ha stabilito, che è esattamente il contrario. L'essere umano maschile è un essere umano femminile, mancato. Quanto mancato, qui è un altro discorso, però l'essere umano maschile è un essere umano femminile mancato. Il maschile è una variazione sul femminile, che rappresenta l'elemento base della vita nella natura. Infatti, nelle antiche religioni, la natura è Era, Giunone, non Giove o Zeus. Negli antichi culti misterici, la diversità, perché vi ricordo che quando c'è Paolo di Tarso c'erano tutta una serie di culti misterici, tutta una serie di culti religiosi che imperversavano in tutto il Mediterraneo. Ebbene, nei culti misterici la diversità fra uomo e donna all'interno del culto, la diversità religiosa,
era nata solo dal loro sesso. Non era il loro sesso a determinare una diversità sociale all'interno del culto. Leggiamo ad esempio nel culto misterico di Andania, istituito a Tebe da Epaminonda. Quando tutto fu pronto, le vittime erano fornite dagli Arcadi, Epaminonda e i Tebani sacrificarono a Dioniso e ad Apollo Ismenio. Nel modo consueto, gli Argivi a Era Argiva e Zeus Nemeo, i Messeni a Zeus Itomata e agli Oscuri, e i loro sacerdoti alle grandi dee e a Caucone. Tutti insieme invitarono poi anche gli eroi a tornare a coabitare con loro. Soprattutto Messene, figlia di Triopa, e dopo di lei Eurito e Afareo con i suoi figli, fra gli Eraclidi, Cresfonte ed Epito. Dunque c'era una donna che faceva esattamente ciò che facevano gli uomini, di Pausania, tratto dalla Legione dei Misteri, di edizione Valla. Come si può leggere, non esiste nessuna proibizione di ordine dogmatico religioso alle donne di partecipare al rito. Leggiamo un altro esempio nel culto misterico di Iside, uno dei culti più diffusi a quell'epoca in tutto il Mediterraneo, anche qui a Vicenza, qui nel nord del Veneto, c'era. Che Osiride sia identico a Dioniso, chi dovrebbe saperlo meglio di te, Clea? Tu che guidi l'Etia di Delfi e sei stata consacrata dal padre e dalla madre alle cerimonie del culto di Osiride? Plutarco, tratto dalla Religione dei Misteri. Cioè, praticamente guidava la ragazza, guidava le processioni sacre nel culto di Iside. Andiamo avanti. E dei seguaci del culto di Iside, cosa ne pensavano allora i cristiani? È interessante sapere che cosa ne scrive lo scrittore cristiano Minuccio Felice nel secondo e nel terzo secolo d.C. Ricordo che Minuccio Felice è uno scrittore di origine africana, esercitò il lavoro di avvocato a Cirta, si trasferì a Roma dove si convertì al cristianesimo. Ma che cosa ha capito lui del culto di Iside? Pua! Che stupefacente stoltezza, che incredibile temerarietà! Arrivano quelli del culto di Iside a non curarsi delle torture di questa vita, mentre paventano gli ipotetici castighi dell'aldilà, e mentre temono di morire dopo la morte, non temono intanto di morire al presente, così che in loro il terrore dei tormenti di quaggiù è lenito da una fallace speranza di una resurrezione confortatrice dopo la morte. Vi ricorda niente questo? Oh, questo lo ha scritto Minuccio Felice nel secondo o terzo secolo avanti Cristo, un cristiano, accusandogli quei seguaci del culto di Iside, tratto dalle Religioni dei Misteri a cura di Paolo Scarpi. A quei tempi Paolo di Tarso non era stato acquisito come momento centrale nella costruzione del cristianesimo, e l'odio per l'essere umano femminile non era stato ancora fatto proprio del tutto dal cristianesimo. E che dire dei misteri di Dioniso per quanto riguarda il ruolo delle donne? Leggiamo cosa ci racconta Pausania, l'altro passo in cui Omero ha definito Panopeo, luogo dalle belle danze. Non sono riuscito a spiegarmelo prima di essere stato istruito da quelle che gli ateniesi chiamano Tiadi. Le Tiadi sono donne dell'Attica che ogni anno, assieme alle donne di Delfi, si recano sul Parnasso a celebrare i riti sacri in onore di Dioniso. È costume di queste Tiadi intrecciare delle danze lungo la strada, che parte da Atene, in altri luoghi, e a Panopeo. E in Omero l'epiteto, assegnato a Panopeo, sembra alludere alle danze delle Tiadi. E ancora sempre da Pausania. Sostengono pure che questa Tia fosse la prima a essere consacrata sacerdotessa di Dioniso e la prima ad aver celebrato i sacri riti in onore del Dio, tratto dalle Religioni dei Misteri a cura di Paolo Scarpa, edizione Lorenzo Valla. E nel culto misterico di Eleusi, qual era la funzione fra uomo e donna? Leggiamo in Echine contro Ctesifonte. La legge impone che i sacerdoti e le sacerdotesse debbano rendere conto del proprio operato, sia tutti insieme che ciascuno per la sua parte individualmente, anche se si limitano soltanto a ricevere le offerte sacrificali e a levare preghiere agli dei e a vostro vantaggio. E ciò vale non solo per gli individui, ma pure per le famiglie gentilizie come gli Eumolpidi e i Cerici e tutti gli altri.
Allora, come possiamo osservare, in tutte le regioni misteriche dell'antico, il ruolo paritario uomo e donna era un ruolo sancito. La diversità era data dal sesso, ma il sesso non sanciva la diversità sociale o la diversità all'interno del rito o all'interno del culto. Soltanto questo deficiente mentecato di Paolo di Tarso, che è impotente, che è sessualmente impotente, lui porta se stesso come impotente a modello degli esseri umani, cioè a modello della propria comunità. Facendo questa operazione, è il massimo disprezzo per le donne, chiaramente, e ha il massimo disprezzo per ogni comportamento orgiastico, ogni comportamento sessuale. Da qui la condanna assoluta per tutti quelli che sono i bisogni e le pulsioni delle persone, perché a lui quei bisogni e quelle pulsioni delle persone gli danno fastidio. Cioè Paolo di Tarso è un impotente e vuole costruire un mondo a sua immagine e somiglianza. E lo dice, sarebbe meglio che tutti fossero come me. Il problema è che tutti non sono come lui. Ma i bisogni e le tensioni che sorgono all'interno degli uomini e delle donne sono quei bisogni e quelle condizioni che vanno a costruire la vita, la dialettica sociale, le dinamiche delle trasformazioni. Appiattire tutto su una verità significa distruggere le contraddizioni all'interno dei sistemi sociali, significa distruggere la vita stessa. Ed è questo che fa il cristianesimo, basando la propria ideologia sull'impotenza sessuale, deve rendere tutte le persone impotenti. E così queste lettere di Paolo di Tarso, che inizialmente vengono ignorate perché i preti si sposano nei primi secoli, hanno figli e tutto il resto, a un certo punto assumono la preminenza dottrinale e hanno lo scopo finale di imporre il celibato dei preti, il disprezzo per le donne, il peccato delle donne quando partoriscono, l'odio per le mestruazioni, che già c'era prima, ma tanto i cristiani ne fanno ancora di più, l'odio per tutto quello che è la vita sociale. Per cui una donna che partorisce è una donna in peccato, entrerà in chiesa dopo e viene umiliata e così via. Cioè, in pratica, tutto quello che è l'odio per la vita, l'odio per le trasformazioni dell'esistenza umana, si deve al fatto che Paolo di Tarso era un povero impotente. E questo viene assunto come dogma dalla Chiesa Cattolica e la Chiesa Cattolica proietterà questa impotenza su tutto il mondo. Non è che nel patto di Nazareth questa cosa non ci sia. Infatti, se voi leggete i Vangeli del patto di Nazareth, vi parleranno degli eunuchi per il regno dei cieli. Cioè, in pratica, per avere il regno dei cieli è meglio che vi castrate. C'era questa cosa, ma non era articolata in modo tale da poterlo usare a livello dottrinale. Paolo di Tarso non fa altro che proseguire in quello sviluppo e rendere gli esseri umani degli eunuchi. E questo è una cosa terrifica, è terribile, perché significa non riconoscere neanche la realtà della vita, la realtà degli esseri e la realtà attraverso la quale gli individui vanno ad affrontare la loro esistenza. Significa imporre quella verità alla quale bisogna piegare le tensioni, le emozioni delle persone. Ed è una cosa veramente atroce. Perché quando si blocca quello che è la struttura sessuale delle persone, in realtà si blocca quella che è la struttura emotiva delle persone. E siccome ogni tanto viene fuori sempre qualche studio scientifico che conferma quello che sto dicendo, dal Repubblica del 16 dicembre 2005, cosa abbiamo? Nei bambini autistici, questo meccanismo risulta inceppato su Nature, pubblicato lo studio di una neuroscienziata USA. Che cosa ci ha detto questa signora? Scoperto il segreto delle emozioni. Ecco il neurone specchio, così condividiamo i sentimenti. Piangere davanti a un film d'amore, rabbrividire quando si osservano foto che ritraggono torture e in una parola sapersi mettere nei panni degli altri è ciò che chiamiamo empatia, il circuito cerebrale che è alla base del sentire insieme, costituito dai cosiddetti neuroni specchio, risulta essere inceppato negli autistici. Se ne è accorta la neuroscienziata americana Mirella D'Appretto, dell'Università di Los Angeles, che ha offerto sulla rivista Nature Neuroscienze una spiegazione innovativa del perché i bambini autistici siano chiusi in se stessi e del tutto impermeabili alle manifestazioni emotive altrui. E la stessa cosa va
vale per la persona impotente, cioè in pratica non riesce più a soggettivare quelle che sono le emozioni che gli arrivano dal mondo, o comunque una parte delle emozioni che gli arrivano dal mondo. Oh, non ve lo sto dicendo io, A me, tanto quello che mi arriva a me, ogni giorno mi arrivano articoli che confermano quello che vi dico, cosa volete che vi dica? Sono un genio o sono uno stregone? Forse sono solo un idiota che sa cogliere quello che succede. Ma l'una e l'altra cosa sono uguali. 700-700 e 700-838 per i numeri telefonici. Qua qualche idiota spreca soldi per mandare dei fax, ma tanto, come sapete, io i fax non li leggo. Pronto? Ciao Ivan! Sento, niente, secondo me i psichiatri che fanno un bel lavoro, diciamo, adesso, vabbè che il tempo si è cambiato, diciamo, l'epoca, l'era, da allora adesso, se no praticamente sarebbe un fattore psichiatrico. Quello di Paolo Tasso è un caso psichiatrico. È un caso psichiatrico puro, insomma. Sì, 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 indubbiamente. Cioè, adesso io ci sto lavorando su questo, no? Per cui quello che ti ho accennato adesso sono solo degli accenni, in realtà andrò avanti un ventina di trasmissioni a analizzare. Sì, se asse andare, anche la massa, insomma, se asse andare un personaggio che ha una dialettica, no? Che ha un carisma così. Viene praticamente che la massa che ha bisogno di questo personaggio, questo carisma, questa dialettica, che crea un nemico, che crea dei fantasmi, che crea delle paure che non esiste. Sì, ma si giocano le persone, cioè, si impossessano le persone, fa parte dei meccanismi di impossesso delle persone. Esatto, no? E la torta l'ha fatta. Infatti lo ha fatta purtroppo, altri lui, insomma, altri, nell'insieme, altri, sì, si hanno giocato. In altre epoche, sì, sì. In altre... Sì, ma se non si comincia un po' a capire quali sono i meccanismi sociali, insomma. Comunque con quello che ho letto oggi si capisce perché uno si leva il cappello, no? Ha capito, insomma, Va bene, dai, Ivano. Va bene. Ci sentiamo giovedì prossimo. E auguri, sai. Ciao, ciao, ciao. Buon solstizio ancora. Anche a Tisa. Buone feste, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Sì, salve, sono Luca di Vicenza. Velocissimo, questo per chiudere la trasmissione. Scusami, dimmi. Puoi dare una delucidazione alle persone per garantire la libertà di conversazione su quella che è l'inesistenza reale, palese, del reato di bestemmia? E non esiste, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non esiste il reato di bestemmia. La Corte Costituzionale mica io. Cioè, sono un'imbecillità, solo che le persone, siccome vogliono il potere e vogliono reprimere le tensioni delle persone, dicono: ma tu stai bestemmiando. Se non esiste il reato di bestemmia, è stato eliminato dalla Corte Costituzionale con sentenza. Più di così, cosa vuoi? Bon, io chiudo qui la trasmissione, ma già stregoneria paganesimo, perché chiaramente qui ho Stefano che mi sta dicendo, sta solo ascoltando in realtà. Bene, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo sempre che non esiste il reato di bestemmia. Assolutamente, o meglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato testualmente, mi dai un secondo Stefano, non ti arrabbiare, la Corte Costituzionale ha detto, io come Corte Costituzionale ho la possibilità soltanto di depennare le leggi, ora, potrebbe esserci la bestemmia per ogni divinità di ogni religione, ma siccome io come Corte Costituzionale non posso fare qualcosa in positivo, cioè non posso dire tu non puoi bestemmiare Buddha, Zeus, Giove, Confucio, ma posso solo eliminare quello che è un'incongruenza, per cui io come Corte Costituzionale elimino il reato di bestemmia. Poi ci pensa la legge se vuole fare una legge uguale per tutte le religioni. Chiaro questo? Bestemmiare, egregi signori, non è un reato. Può essere considerato in certi casi una maleducazione, ma non un reato. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.